e la magia è servita. Eccola qua, la nostra pizza margherita napoletana fatta in casa. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi voglio farvi vedere, siccome un mio amico mi sfotteva dicendo che a me le pizze vengono bene perché mi sono comprato il forno a legna, oggi vi faccio vedere come fare una pizza napoletana fatta in casa, a mano e cotta nel forno di casa. L'unica cosa che vi servirà, diciamo, in più rispetto a quello che magari è il vostro armamentario casalingo, è una pietra refrattaria dove cuocere la pizza poi nel forno, e compratela perché è utilissima e la vedremo anche insieme quando andremo a fare il pane, ok? Allora, come si fa la pizza napoletana? Allora, i napoletani, poiché mettono cuore in tutto quello che fanno, danno sì delle linee guida, diciamo, da seguire, però per quanto riguarda la quantità di farina da aggiungere all'impasto danno anche loro dei parametri, ovvero loro parlano che per ogni litro d'acqua, perché prendono come parametro principale il litro d'acqua, ci vanno da 1,6 kg a 1,7 kg di farina, a seconda di cosa? A seconda di che farina si usa, a seconda di quanta umidità c'è, a seconda di che stagione è. Idem vale per il lievito, che può variare da 1 a 3 grammi. Idem per e basta, perché diciamo che la verace pizza napoletana si fa solo con acqua, lievito, farina e sale 50 grammi per litro d'acqua, ok? Noi cosa andremo a fare oggi? Noi andremo a cercare di fare un prodotto valido, casalingo, buono, molto più buono di tante altre pizze che si spacciano per napoletane che si mangiano qui per Roma, perché io sono di Roma, e non rimarrete delusi. Qual è la variante però? Allora, poiché la pizza napoletana cuoce a 500 gradi circa ed viene cotta in 60-90 secondi, ovviamente noi nella cottura del forno avremo una cottura più lenta, quindi cosa andremo a fare? Andremo a aiutare la nostra pizza aggiungendo olio, che nella ricetta originale non c'è, mettendone sempre un 50 grammi circa per litro d'acqua, e andremo ad aggiungere anche un pizzichino di zucchero che ci aiuterà a caramellare, a colorare, a rendere più croccante, fragrante e buona la nostra pizza. Ma proprio un pizzichino, Io oggi realizzerò un impasto per due pizze. Adesso è sera, quindi realizzo praticamente un impasto per due pizze. Finito l'impasto lo farò riposare per un'ora, lo metterò in frigo, domani mattina lo tirerò fuori. Dopo un'ora che l'ho tirato fuori formerò due palline che saranno le mie due future pizze, e poi cuocerò intorno all'una e mezza, perché poi purtroppo devo andare al lavoro. Detto ciò, cosa ci serve? In primis l'acqua. Versiamo l'acqua a temperatura ambiente nella nostra ciotola, ok? Dopodiché, e qui subito tutti scioccati, no, ma che fai? Sale e lievito insieme? No, allora, possiamo aggiungere il sale, ok? E cominciamo a girare. Praticamente, che succede? Il sale e il lievito sono nemici. Il sale rallenta, rovina la lievitazione. Quindi quello che noi però dobbiamo andare a fare, perché voglio dire, la pizza bene o male se la sono inventata i napoletani, quindi qualcosa ci capiranno. Il sale e il lievito possono andare insieme. L'unica accortezza che dovete avere è aver sciolto tutti i cristalli di sale all'interno dell'acqua. Quindi andiamo. A questo punto i cristalli sono sciolti. Prendo il mio lievito, lo passo dalla mano asciutta alla mano bagnata e lo vado a stemperare, lo vado a sciogliere così. Praticamente lo accarezzerò in questo modo dentro l'acqua, ok? Così il lievito si scioglierà e non succede assolutamente nulla. Perfetto.
lievito sciolto, cristalli di sale non ci sono, possiamo aggiungere la farina. Ok, io in questo caso sto facendo, mentre aggiungiamo giriamo, non parlate come me, in questo caso io sto facendo due pizze, quindi diciamo sto utilizzando, se volete sapere le mie dosi di questo momento, sto utilizzando praticamente 300 g di farina circa, 180 g di acqua, perché voglio fare una pizza idratata circa il 60%, 9 g di sale, 9 g di olio, un pizzico di zucchero. Ok, praticamente iniziamo a fare questo lavoro, a miscelare, miscelare, miscelare. Questo ci divertirà tantissimo, questo tipo di impasto. Immagino già soprattutto tutte le mamme con i loro bimbi che poi andranno in giro in casa con queste belle manine a zozzare tutto quanto. Aggiungiamo anche quasi tutto il restante della farina. Come vedete già si sta cominciando a formare pian pianino. A questo punto possiamo anche cominciare ad aggiungere lo zucchero, ok? Tanto male non gli è. Cerchiamo durante questi impasti napoletana, romana, pala, chi più chiaro più ne metta, di darci sempre un tempo quando facciamo l'impasto, ok? Anche in questo caso l'impasto non deve superare i 20 minuti, ok? A questo punto praticamente sto aggiungendo poca farina alla volta per dar modo all'impasto di assorbirla, un po' come abbiamo fatto per la romana, però ovviamente adesso è un prodotto completamente diverso, eh? Poi, al fine di evitare persone che rimarranno deluse, questa è una soluzione per fare un ottimo prodotto, perché io, a parte che il mio amore per la pizza è nato tutto da questo, ho scoperto la pietra refrattaria, un giorno sono andato a comprare un impasto, che ovviamente non è paragonabile a questo, e da lì è nato tutto il mio amore per la pizza, facendo le napoletane, praticamente per me, per la mia famiglia, per chiunque la volesse, poiché quando veramente ragazzi prenderà il matto, la scimmia per gli impasti, impasterete per chiunque, anche per il vicino di casa che odiate. E iniziamo tutto da qui, quindi fatelo questo passo, iniziate a fare gli impasti, impastare bello e divertente. E soprattutto vi si aprirà un mondo, capirete veramente a volte quando andate a mangiare fuori come rubano i soldi, purtroppo. Infatti poi succede che la mia povera consorte con me non ci può più andare a mangiare fuori la pizza, perché ovviamente io sono diventato un po' un cagazzi, è inutile cercare termini quando ce n'è uno che con una parola racchiude tutti gli altri, no? Intanto il nostro impasto, intanto, come vedete, si sta pian piano formando, eh? Il mio consiglio, iniziate prima con impasti più semplici, soprattutto per la napoletana che non vuole una grande idratazione, diciamo, da disciplinare. Poi ovviamente ci sono pizzaioli professionisti che fanno l'impasto, ma lui ovviamente riesce bene tutto. Quindi dico, inizialmente non andate troppo a cercare l'idratazione negli impasti, perché poi quello è l'errore più comune che viene fatto, l'ho fatto anche io, quindi ve lo dico in modo tale che evitate. Tanto la nostra
acqua, la nostra farina, sono diventate un'unica cosa bellissima. La ciotola, guardate, come vedete la ciotola praticamente è pulita, ok? Ci manca un altro po' di farina, ma quella la aggiungeremo dopo. Adesso andiamo ad aggiungere l'elemento antipatico, perché voi vi sembra che avete finito, praticamente dite: ah, che bello ho fatto, guarda che bella, guarda, senti che morbida. E invece no, perché adesso andiamo ad aggiungere l'olio e il vostro impasto diventerà una pappetta odiosa. No, sto scherzando, l'olio ovviamente lo renderà più morbido, quindi lo renderà un po' più antipatico da manipolare. Vi si appiccicherà un po' tutto dappertutto, ma non vi preoccupate. Allora, questa la tiriamo su. Allora, quando fate gli impasti, il vostro obiettivo durante l'impasto non deve essere quello di amalgamare e basta gli ingredienti. Il vostro obiettivo deve essere quello di far prendere all'impasto aria, ok? Perché con l'aria si formano delle polle interne, l'impasto diventerà una nuvola, diventerà morbido. Io, pensate quanto ho raccolto, diciamo, quanto di sfida del mio amico. Dietro ho la lanetaria, devo fare tutto con quella, e invece vi sto facendo vedere qui come nasce tutto e come fa tutto. Ok? Praticamente adesso, come vedete, l'olio è stato assorbito. Vedete com'è cambiato? Con colpa dell'olio il nostro impasto. Però, cioè, non vi preoccupate, non vi fissate su queste cose, perché non è successo assolutamente niente. Vi ricordo che qualora avete, ma poi lo andremo a vedere nello specifico, magari ho capito ricetta dedicata, intanto aggiungo l'ultima parte di farina. Vi ricordo che, allora, stavo dicendo, qualora avete un forno a legna, bello, anche che non avete il biscotto, perché la pizza napoletana si cuoce su una superficie chiamata biscotto, che praticamente permette di avere una temperatura più alta ma un rilascio di calore più lento sull'impasto. Mi spiego. Io per esempio ho la pietra refrattaria come base sul forno. Una pietra refrattaria a 500 gradi ti brucia tutto l'impasto nel momento in cui l'impasto tocca la pietra, la superficie, diciamo, della base di cottura. Mentre questo materiale, che appunto è detto biscotto, può anche andare a temperature più alte, perché comunque poi non brucia la pizza. Io infatti nel mio la cuocio a 400-420, e devo stare attento, però devo stare molto attento. Allora, la nostra ciotola tutta bella pulita, guardate un po' che bello. A questo punto, via tutto, prendiamo la nostra palla, prendiamo un po' di farina, la mettiamo sul piano e cominciamo a divertirci con le rie. Ok? Il nostro obiettivo è quello di far entrare aria nell'impasto. In teoria questa fase che stiamo facendo adesso deve durare, oddio, mamma che fatica, mi ero scordato quanto era faticoso fare questo lavoro senza impastatrice. Comunque questo lavoro deve durare 10, 15, 20 minuti. Ok?
Io ovviamente non vi farò attendere tutto questo tempo. E quindi vi faccio vedere un attimo al volo quali sono, diciamo, le tecniche che io utilizzo. Ogni tanto mettere un po' di farina, perché l'impasto un pochino andrà ad attaccare, eh? Ok? Anche se abbiamo un'idratazione talmente bassa che non è nulla di fastidioso. Allora, come faccio io? Io ovviamente né conosco e né sto a spiegarvi come fanno i pizzaioli napoletani professionisti, anche perché loro veramente hanno un movimento, quasi la prendono, sembra quasi che la prendono a pugni, ma in realtà fanno un movimento tale che, facendo questo movimento così, immagazzinano aria. Io ovviamente, a parte sto da solo, io faccio semplicemente di questo, prendo la pasta e la rigiro su se stessa, come se andasse a prendere l'aria che io sto creando qui in questa piccola insenatura con l'altra mano, ok? Quindi faccio vedere così: blocco, tiro, chiudo, come se ho intrappolato dell'aria, giro, blocco, tiro, chiudo, giro, blocco, tiro, chiudo, e così via, ok? E ci vediamo tra un po' quando è finita. Allora, ci siamo quasi, eh? Oh. Io direi che ci possiamo anche accontentare. Che dite? Un'ultima passata. Eccoci qua. Allora, questa bellissima pallina, che altro non è che il nostro impasto, lo lasceremo riposare a temperatura ambiente per un'ora circa, ok? Perché io, dovendo cucinare domani mattina, sarò costretto a usare la tecnica del freddo, non potendo impastare domani mattina. Cioè, non è che non posso impastare domani mattina per domani a pranzo, è che non voglio mangiare un prodotto con 4 ore di lievitazione, cioè dovrei bombarlo di lievito, è l'ultima cosa che voglio. Quindi lo prendo, lo lascio riposare un'oretta dentro la nostra bellissima ciotola, che tanto è pulita, e dopodiché lo metterò in frigo fino a domani mattina. Domani mattina faremo lo staglio insieme, due palline semplicemente, quindi nulla di trascendentale. E basta, e poi domani ci mangiamo, ok?